Benvenuti, benvenuti allo speciale Medicina. Come sempre ci occupiamo di salute pubblica e quindi ci occupiamo di quelle che sono le metodologie comportamentali volte alla prevenzione. E diciamo che il randagismo, anzi il fenomeno del randagismo, è un fenomeno che dobbiamo controllare soprattutto dal punto di vista della salute pubblica, perché capite quanto sia importante la missione di chi si occupa dei cani, dei gatti randagi, perché per le implicazioni di natura sanitaria, di sicurezza pubblica e soprattutto del benessere dell'animale. Con noi oggi in studio Roberta Lala, benvenuta. Roberta è stata assessore al comune di Agrigento e ha lavorato sulle deleghe alle pari opportunità e anche a quella che è la tutela della salute dell'animale. E anche a lei dobbiamo l'avvio di un ambulatorio veterinario in Contrada Consolida come sede e dobbiamo anche ricordare che nel 2022, a luglio, è entrata in vigore una legge che dovrebbe controllare, appunto, disciplinare il fenomeno del randagismo attraverso, diciamo, la comunicazione, quindi in tutte quelle che sono le forme di sensibilizzazione e anche di educazione nell'ambito scolastico. Ecco, io Roberta volevo chiedere, molto spesso noi leggiamo, allora, si chiede adozione di un cane o di un gatto, le possibilità sono aperte in tutta l'Italia, tranne che in Sicilia. Questo ci fa male, ma ci deve essere una motivazione dietro questa frase che leggiamo sempre. Sì, purtroppo da noi il nostro territorio è mai conosciuto per un alto tasso di randagismo, quindi questo vuol dire che ci sono tante persone che abbandonano gli animali. Molto probabilmente perché l'animale che magari hanno a casa e tengono con loro non viene sterilizzato, si accoppia e poi i cuccioli vengono abbandonati. Ed è una tragedia, perché non è solo un fatto sanitario, ma anche un fatto umano, perché si parla tanto di cultura, ma il rispetto per gli animali, da là si evince il tasso di civilizzazione e di cultura di un Quindi paese. traduzione in Sicilia, culturalmente nei confronti dei sentimenti volti nei confronti degli animali, siamo ad una fase un po' Purtroppo sì. lontana da quella della Purtroppo sì, civiltà. devo però anche dire che a questo controbatte una parte di popolazione che io ho conosciuto grazie alla mia esperienza di assessore, che sono davvero dei volontari animalisti che mi hanno aiutata e sostenuta, perché nel mio percorso la prima cosa che ho cercato di fare è quella di avere un contatto proprio con il territorio. Perché? Perché bisogna informare e sensibilizzare, sono due parole molto importanti. Per quello avevo creato appunto una pagina Facebook, il mio numero era a disposizione dei cittadini e quindi puntualmente informavo anche su cosa dovevano fare i cittadini qualora si trovassero di fronte a un cane o un gatto incidentati, perché è importante, il comune ha l'obbligo di prestare soccorso ad un animale ferito. Quindi si creava un punto di riferimento, la cittadinanza aveva un punto di riferimento che in quel momento ero io. Anche se ancora oggi mi occupo di animali, perché io non l'ho fatto perché avevo il ruolo di assessore, potevo muovermi di più, potevo muovermi meglio, ma chiaramente quello che spinge a poter fare delle cose è l'entusiasmo, l'amore che si mette, l'interesse che si ha. Un mezzo per contrastare il randagismo è appunto la sterilizzazione. Proprio per questo in questi 2 anni mi sono battuta, facendo dei sacrifici anche personali per dare vita all'apertura di un ambulatorio veterinario comunale dove vengono a sterilizzare i cani, i randagi e i gatti delle colonie felline i medici veterinari dell'ASP, bravissimi, simpaticissimi, sempre presenti e zelanti. Mi sono trovata veramente, veramente bene con loro e questo progetto per fortuna sta continuando, ci vorrà del tempo. Certo, ma si parla anche di una banca dati di DNA dei cani di sesso femminile, le cagne non sterilizzate di 1 anno di età. Quindi forse da noi ancora questa è una storia un po' lontana. Però sicuramente il fatto che ci sia tanta operatività da parte vostra, da parte dei medici veterinari che si prodigano per la salvaguardia della salute dell'animale, ma anche della tutela del cittadino, perché io vorrei dire anche questo: è vero che nel caso del soccorso di un animale incidentato subentra
anche l'emotività di chi ha l'impatto con un animale che ha subito l'incidente, quindi potrebbe anche esserci la paura e non avere il coraggio di prestare soccorso. Ecco, questo lo mettiamo anche nel conto, non è facile, ecco, sopperire a un'esigenza nell'immediatezza del fatto che avviene, perché c'è gente che alla vista del sangue o della sofferenza non reagisce con coraggio e determinazione. Anche questo è stato un ostacolo. C'è da dire, no? Che c'è anche una cosa, che ci possono essere dei cani aggressivi, però non sono cani rimessi nel territorio. Perché? Perché spiego la prassi. Quando il comune, che non ha un canile ma ha una convenzione con un canile, purtroppo durante il mio mandato non ci sono stati bandi per i canili, ma ahimè nelle amministrazioni precedenti questi bandi c'erano, ma non hanno partecipato. Quindi il comune paga una bella somma ad un canile che non è nostro. La prassi è che il cane che viene segnalato viene catturato dall'accalappia cani, cioè dal dipendente di questo signore che ha il canile con cui il comune ha la convenzione. Allora, domanda a proposito, il cane, allora l'accalappia cani, nel momento in cui il cane ha aggredito un essere umano o semplicemente un cane che vaga per può essere la città? Anche in difficoltà, perché magari è un cane piccolo che non è abituato al territorio, quindi magari cammina dove c'è un flusso di traffico, può causare incidenti ed esserne vittima. Quindi il cane viene trasferito al canile, quando viene trasferito al canile viene cippato al nome del comune, viene vaccinato, vengono fatte le analisi per vedere se ha la leishmaniosi e varie malattie, dopodiché viene sterilizzato, perché il comune ha l'obbligo, prima di rimettere nel territorio l'animale, che questo sia sterilizzato. Però il cane non lo rimette nel territorio del comune, bensì l'ASP. Dopo aver fatto questa trafila, i medici dell'ASP fanno anche una visita psicologica al cane. Sì. Quindi guardano se il cane è aggressivo, il comportamento. Se la visita comportamentale viene superata, per legge il cane viene rimesso nel territorio e diventa il cosiddetto cane di quartiere. E allora, perché noi pensiamo che tutti i cani che andranno in canile facciano una brutta fine? Cioè, allora, togliere libertà ad un cane che magari non ha dato fastidio a nessuno, che sa circolare tranquillamente attraverso le macchine o in un quartiere, cioè l'adozione avviene da parte degli abitanti del quartiere o lo decide il comune a seguito dell'ASP dopo che è stato, diciamo, indagato il comportamento e la salute del cane? Ecco, perché noi pensiamo sempre che un cane che vada in canile non esca più. No. Ecco, un cane giusto chiarire. Non è condannato all'ergastolo, a meno che non sia un cane morsicatore che quindi ha manifestato aggressività. Per tutti gli altri invece il canile è un passaggio. E l'adozione avviene da parte del l'adozione quartiere? L'adozione del quartiere, però ci sono anche delle agevolazioni. Io ero un assessore presente al canile, nel senso che ogni tot di tempo andavo al canile, fotografavo i cani, anche i cuccioli, perché magari fanno più tenerezza, e quindi promuovevo le adozioni. E qualcuna è venuta, devo dire la verità. Io ricordo. Allora, lei ha promosso le adozioni senza scrivere al nord e non in Sicilia, cioè le adozioni. Io vedo che molte associazioni fanno adottare soltanto al nord. Sì. Questo perché? Perché i siciliani sono visti come coloro i quali non si occupano e non provano quell'amore necessario che un animale... Guardi, sembra una cosa piccola, però quando si deve andare incontro a un cambiamento culturale serve del tempo, non si può imporre, no? E quindi si parte con piccoli passi. Un piccolo passo è stato far modificare su mia richiesta, poi l'ha votato il Consiglio Comunale, devo dire, l'ingresso dei cani al cimitero. Le dice: cosa c'entra? Perché se già tu vieti questa figura, viene vista come qualcosa da tenere lontano. Sì. Ma un cane può avere anche il padrone che è deceduto e magari la famiglia vuole portarlo lì, con le dovute precauzioni. Sono piccole cose. Come per esempio il ruolo dell'assessore dovrebbe essere quello di stare nel territorio, di conoscere i cani che ci sono nei quartieri. Purtroppo un tasto molto dolente, per il quale mi sono presa veramente grandi dispiaceri, è il controllo. Non c'è controllo nel territorio, controllo che io da assessore non potevo fare, nel senso che serve l'organo preposto, in questo caso per esempio la Polizia Municipale, noi sappiamo che siamo sotto organico al comune, perché andrebbero controllate le microcippature dei cani. Per non di meno,
Per mia esperienza devo anche contestare alcune parti della legge regionale presente e passata, perché la legge 15 del 2000 diceva nei suoi articoli che la regione siciliana doveva aiutare i comuni con una percentuale del 50%, quindi una compartecipazione per aprire il Canili. Bene, io sono andata alla regione, ho parlato con l'assessore allora preposto Razza. Fanno le leggi ma non mettono i fondi, mi sembra un po' una presa in giro. Poi mettere in questa legge il DNA del cane, quanto qua da noi non microchippano neanche. Bisogna che le leggi abbiano a che fare con la realtà. Quindi io avevo proposto di fare una campagna di microchippatura gratuita. È gratuita per chi oggi vuole cippare un cane nei termini di legge, quindi entro un certo periodo. Ma io avevo proposto di fare una deroga, quindi cippare e mettere in regola tutte le persone che non hanno cippato un cane, senza incorrere a sanzioni. Aspetti Roberta, allora, visto che c'è la possibilità di cippare il proprio cane gratuitamente, che pensavamo fosse l'ostacolo a mettere in regola con una carta d'identità il proprio animale domestico, perché nel perderlo era anche un vantaggio poterlo trovare e poterlo trovare col microchip. Certo. Ecco, che cosa comporta? Cioè, qual è la preoccupazione del cittadino che non prevede il microchip al proprio cane? Cioè, di cosa si preoccupano? Di una tassa o di pagare qualcosa quando il cane morirà? Qual è il problema? Perché la gente... Non c'è nessun problema perché non incorrono a nulla. Tra l'altro è pure gratuito. Però ci sono anche delle cose che non vanno in questa legge. Lo devo dire e lo dico con fermezza. Perché, per esempio, se lei vede un cane che non è uscito dal canile e lo vuole prendere, siccome quel cane magari supera una certa età, va già incontro ad una sanzione di circa 190 euro. Lo trovo sbagliato, perché non solo lei toglie un cane dalla strada, deve pure pagare la multa, a meno che non lo deve portare al canile, deve fare tutta la trafila al canile e poi dopo che è cippato al comune può fare il passaggio. Quindi io credo che la virtù sta nella via di mezzo, quindi le leggi si devono calare in quella che è la realtà locale. Una deroga avrebbe messo nelle condizioni di mettere in regola molte persone che in regola non sono, di avere quindi più controllo del territorio. Dopodiché la sanzione, a posto di essere 190 euro, poteva essere anche di 500 euro, ma dai la possibilità alle persone di mettersi in regola, perché non tutti prendono un cane che ha 2 mesi, non tutti prendono un cane che di razza, quindi se ha il microchip della madre, non tutti, magari una vuole prendere un randaggio prima del passaggio al canile e già andrebbe incontro alla sanzione. Una cosa che invece mi fa vedere e mi fa riflettere sullo stato di mancata evoluzione del territorio nazionale sugli animali è che non ci sia un sistema sanitario per gli animali. Perché dico questo? Perché una famiglia che ha un reddito bassissimo, il cui cane magari si ammala di leishmaniosi ed è una malattia per la quale ci vogliono bei soldini per curarla, magari non può farlo e non c'è nessuno che l'aiuta. Io quindi credo che per le persone che abbiano un reddito basso, le sterilizzazioni e le cure dei propri animali debbono essere gratuite. Perché? O perlomeno mutuabili come mutuabili. Quelle un nostre. Un servizio perché, sanitario. Esatto, un perché servizio. C'è anche il discorso, a parte le malattie che ha citato, che fanno parte delle zoonosi, che sono diciamo il pericolo alla salute pubblica causato spesso dal randagismo. Per fortuna in Italia nel 1973 abbiamo eradicato la rabbia, però diciamo che i gatti selvatici ancora possono venire a contatto con le volpi, perché i gatti sono gli spazzini che condividono i luoghi di consumo della roba che viene buttata per strada, insomma potrebbero anche contrarre questa patologia e sappiamo bene che sono animali vettori di queste patologie nei confronti dell'uomo, così come la cistide echinococco, insomma come la leishmania, come abbiamo detto, la febbre bottonosa da zecca, insomma sono tante le zoonosi. Però dicevo, ecco, questo discorso della patologia non riguarda solo le malattie infettivologiche trasmesse agli animali, ma riguarda anche i reumatismi, perché i cani che sono stati tanto tempo all'aperto, sotto la pioggia, il freddo, ad una certa età soffrono di dolori reumatici e anche lì diciamo che l'antinfiammatorio è costoso per chi non ha i soldi e il cane... Però in Italia non si riconosce questo. Esatto, non si Io riconosce. Vedo persone che fanno politica e che comunque si battono per gli animali, ma in realtà di fatto
Di fatto. Non hanno partorito leggi adeguate. Ad esempio, sono riusciti a inserire gli animali in Costituzione, ma cosa serve se non ci sono le leggi ordinarie? Non serve a nulla, è una bellissima cosa, ma ci devono essere delle leggi ordinarie che vengono. E poi io sono anche un'altra cosa per aumentare la pena per i reati contro gli animali, perché purtroppo la violenza c'è. Io una volta ho soccorso, ce l'ho impresso nella mente, un cane incidentato. Quando l'abbiamo portato al veterinario, il cane era pieno di piombini perché gli avevano sparato. Questa è crudeltà, come l'avvelenamento di 10 gatti, di 11 gatti, ne abbiamo salvati 10. Perché avvelenarli? I gatti sono esseri liberi, devono vivere liberi, tant'è vero che la legislazione dei gatti è diversa da quella dei cani, loro formano queste colonie feline, no? Io credo che si debba partire da la cattiveria, Roberta, nel mondo c'è sempre stata e ci sarà, è contro gli esseri umani, stiamo vivendo un momento terribile, guerre, sì. Esatto, cioè, pensiamo anche alla Siria, 10 anni di guerra in questo momento con 25.000 anche più morti, bombardano la Siria. Ecco, figuriamoci nei confronti degli animali, per noi è impensabile paragonarli a niente, perché per noi sono degli esseri viventi alla pari senzienti, degli esseri umani. Senzienti. Per me è così, per me gli animali domestici, gli animali in genere hanno un'anima ed è dimostrato. Io inviterei tutte le persone a soffermarsi a guardare negli occhi, esatto, un cane, esatto, un gatto. E forse questa gente non li guarda negli occhi, forse questa gente non ha neanche il senso umano nei confronti dei propri simili. Io devo vederli veramente, esatto. Basta vedere quello che accade, tutte le risse che accadono purtroppo in centro città, esatto. Quindi c'è un degrado culturale ed umano ma importante. Soprattutto tra i giovani, quindi ecco, dilaga una cattiveria. Perché? Però dobbiamo porci delle domande, perché questo avviene? Io oggi ho sentito che cose del genere sono avvenute anche vicino a Roma e a Torino, sì. Quindi non è un qualcosa che riguarda unicamente il nostro territorio, però io mi rendo conto che nella stagione invernale, nelle nostre parti, c'è poco svago. Quindi io mi auspico che ci siano più attività da proporre ai giovani, culturali, sportive, e che possano essere anche, creare qualcosa che possa attrarli. Attrarli, è anche un cane o un gatto, è un motivo di attrazione, è un motivo per stare insieme, sì. Per trascorrere il tempo. Un cane o un gatto, io ho sempre vissuto con gatti e cani da quando come esisto. Come si dice in gergo, gattara? Ho gatti e cani, io avevo adesso soltanto il cane, però avevo trovato un gatto che aveva perso un occhietto, andava curato, poi l'ho tenuto. Però io veramente invito, vi migliorano la vita, perché vi danno un amore che nessuno al mondo riuscirebbe a darvi. È vero. E allora, i cani, soprattutto i cani, dismessi dal canile dopo che l'aspe dà il via nei confronti, insomma, della salute, della buona salute, eccetera. Come li identifichiamo noi nel momento in cui, cioè, sono soltanto cani di quartiere, hanno un collare con un colore particolare? Hanno il microchip a nome del comune. Esatto. I cani rilasciati sono sterilizzati, quindi sì. Non possono creare attraverso l'accoppiamento altro randagismo. Sì. E sono quelli che vivono sempre nello stesso quartiere. Avranno un collare? No, non hanno solo questo il microchip. Questo dipende dal cittadino del certo. Quartiere. Poi, io ho cercato di sensibilizzare con un'iniziativa estiva di donare appunto a chi ne faceva richiesta queste ciotole col comune di Agrigento. Questa di è stata una bellissima idea che funziona ancora, perché io vedo sì. Al centro storico le ciotole sì. Anche davanti alla caserma dei carabinieri sì, sì. Certo, devo dire che d'estate sotto i 40 gradi ecco l'acqua gli salvi la vita, però gli salvi la vita, e da noi è importantissimo nel periodo estivo. È stato un piccolo gesto sì. Ma dal grande significato, perché a volte i simboli, che possa essere una giota con scritto comune, cosa vuol dire? Che l'istituzione ti dà l'esempio. Esatto. Io credo che l'istituzione, prima di rimproverare i propri cittadini, debba fungere d'esempio, no? Sì. In quel caso io la rappresentavo e quindi volevo essere l'esempio. Così come da assessore andavo a soccorrere gli animali, lo faccio ancora ora, perché comunque certo. Quello sono io. Che è uno stimolo a far uscire fuori la sensibilità di ognuno. Guardi, io penso una cosa, a me gli animali fanno molta più tenerezza, perché se succede qualcosa a una persona, tutti ci uniamo per aiutarla. Gli animali non hanno voce.
e quindi li vedo ancora esseri più deboli, più indifesi. Allora in quel caso viene proprio la voglia di proteggerli maggiormente. E poi voglio dire, sono esserini che non hanno mai fatto male a nessuno. È vero. E allora, per concludere il nostro spazio medicina che si occupa di prevenzione, di salute pubblica, e quindi io in premessa ho detto il randagismo è un fenomeno che va combattuto, che va annientato, soprattutto dalle nostre parti, come abbiamo già premesso, la cultura fa fatica ad andare avanti a quelle che sono le note comportamentali del civismo che spesso manca in alcuni individui. Ma qua parliamo anche di amore, di sentimento. A chi ci ascolta, un consiglio anche ai giovani nei confronti di questi esseri che, come spesso leggiamo nei link che girano nel web, e sono le uniche anime che ti aspettano senza chiedere chissà che cosa per tutta la vita. Io do un consiglio che riguarda un aspetto della vita, tra cui quello degli animali. Non bisogna mai girarsi dall'altra parte, perché quando tu vedi un cane in difficoltà, ti giri dall'altra parte, stai offendendo la tua persona. Così come quando tu vedi qualcuno che ha bisogno e ti giri dall'altra parte, stai facendo un male, ma stai offendendo la tua anima. Quindi io credo che ognuno di noi non debba mai girarsi all'altra parte quando c'è una richiesta di aiuto, esplicita o sottaciuta, perché riguarda quello che è la nostra coscienza. E io credo che tutto quello che oggi di brutto assistiamo riguarda una mancanza di evoluzione di coscienza. Ci si ascolta interiormente poco. Grazie Roberto, e allora quindi invogliamo tutti, prima di pensare chissà che, di guardare dentro gli occhi gli animali, perché attraverso i loro occhi esatto, si trasmette un sentimento importantissimo che forse gli esseri umani a volte non riescono a trasmettere ad un altro essere umano. E poi non diciamo mai che gli animali sono aggressivi. Chi è aggressivo ha una patologia, sicuramente, nel suo comportamento. Gli animali aggrediscono se si sentono aggrediti. Se si sentono aggrediti, e bisogna vedere anche cosa hanno subito. Esatto. Comunque, guardando i numeri, sono più gli uomini che aggrediscono che gli animali che aggrediscono, ricordiamolo questo. Ok, ricordiamoci tutto quello che abbiamo detto e amiamo i nostri pelosi, che siano cani, che siano gatti, sì, assolutamente, e tutti gli animali, sì, perché sono una delle cose più belle che la natura ci ha dato e che fa parte della nostra famiglia. Grazie. Grazie a te. Alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain.